Come da tradizione, anche quest'anno sono state consegnate le borse di studio dalla compagnia Sant'Eligio. Sì, è una tradizione, come dicevo, che ha di 40 anni, del 1979, le prime quattro borse di studio, allora 150.000 lire, era già una bella somma, si copriva una bella fetta di spese scolastiche. Questa tradizione è continuata, la compagnia non li mette più come fondi della compagnia, destinandoli alla beneficenza, ma sono tutte messe da famiglie simpatizzanti che vogliono ricordare qualcuno o semplicemente per questo senso di appartenenza e di solidarietà con i ragazzi che studiano. È bello vedere questa solidarietà e questa generosità perché sono davvero tante. Sì, quest'anno sono state 33 borse di studio e qualche famiglia ne mette due, tre, qualcuna che uno solo, comunque raccogliamo un po' tutti quelli che sono stati i vecchi imprenditori che avevano preso parte a suo tempo alla compagnia di Sant'Eligio e che oggi continua la tradizione ai loro discendenti. Tante le borse di studio, ma anche numerosi ragazzi che se le meritano. Beh, i ragazzi sono, tanto per dire un'ovvietà, sono il futuro, però le borse di studio nascono proprio come un incoraggiamento, un contatto tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola, quello che si dice sempre che manca, una forma di incoraggiamento di quella che era l'industria, poi è arrivato anche il commercio, il terziario, quella dell'industria rivarolese nei confronti dei ragazzi che studiavano. Le prime borse di studio erano indirizzate solamente alle scuole tecniche, quindi quello che era allora l'Istituto Don Bosco, che poi è diventato CIAC, e quello che era l'Istituto Tecnico Lagrange, che adesso è stato incorporato nel Moro.